Buongiorno a tutti, vi inquadro in questo momento questa fontana che fortunatamente è stata riattivata, la fontana all'interno della villa comunale di fronte al Bar delle Rose, e c'è qui Nardino, un signore, un volontario che tutti i giorni viene qui col suo retino e viene a pulire questa fontana dai rifiuti che tuttora vengono gettati in maniera incivile dai cittadini all'interno di questa fontana. Ah, ci sono anche i pesciolini rossi, sì. Mi stanno dicendo, soltanto che questa andrebbe svuotata, andrebbe pulita dalla melma che si produce giorno per giorno, perché l'acqua insomma è quasi un'acqua di lago sostanzialmente. Ecco Nardino, ciao, buongiorno. Buongiorno. Quanti anni hai Nardino? 73. Di buona salute fino ai 100. Grazie. Perfetto, allora Nardino, qual è il tuo compito giornaliero? Vengo a pulire la fontana perché sono un volontariato che pulisco la fontana. Insomma, ci tieni a questa fontana e soprattutto è giusto che sia stata riattivata. Esatto, la tengo pulita. Ecco, però si potrebbe fare meglio, nel senso che cambiano l'acqua, vedi, pesci, pesciolini. Vediamo. Vedi, sacchi, vedi. Ah, eccoli lì, adesso l'ho inquadrato. Eccolo lì, il pesciolino rosso. Sì, ci sono sei pesciolini. Sei pesciolini, insomma, è una cosa bellissima questa tua iniziativa che tieni tanto al decoro della nostra città. Sì. Complimenti, Nardino. E niente, che dire? Vuoi dire qualche altra cosa, Nardino? Voglio dire che devono pulire la villa. È troppo, gli alberi sono troppo involti di foglie. Ecco, vanno potati. Questa è una cosa che diremo all'amministrazione comunale, che si è appena insediata. Grazie Nardino, grazie, buona giornata. Grazie, tanto a te. Benissimo, concludo. Speriamo che in effetti l'amministrazione comunale d'ora in avanti si curi anche di questa fontana, che può assumere anche una connotazione differente. Insomma, l'acqua va sostituita, va pulito la pavimentazione, perché insomma vi è molta melma e soprattutto potrebbe essere anche amplificato il flusso dell'acqua. Un saluto a tutti da Antonio Castriotta.